Trasmetto in 4K. Belle ragazzi, allora, trasmetto in 4K. Ditemi se si vede meglio questi video in 4K oppure quelli normali. E qui cosa abbiamo? Qui abbiamo, continuiamo con la promozione estiva d'agosto. Sono arrivato un po' lungo perché ho da fare tanti video. E anche già che siamo in settembre, per tutti quanti coloro i quali sono interessati ai metal detector analogici, che ho fatto una carrellata di un po' di tutti quanti, hai capito? E adesso tocca al Diptech Vista X e proseguo questa promozione ancora per una settimana o due, per dar modo a tutti quanti coloro i quali erano interessati a prendere questi meravigliosi metal detector analogici alla promozione speciale di agosto, Metal Detector Vista X, che io lo equipaggio con la bobina grande professionale al prezzo speciale di 340 euro. Ve ne do un prezzo speciale di 340 euro e ne ho una decina equipaggiati con questa bellissima bobina professionale, e adesso dopo vedremo anche le prestazioni, i test bench, ma prima vediamo un po' il video manuale di uso, che come vi ho detto, anche se ci sono 4-5 manopole, alla fine 2 o 3 sono regolate sempre allo stesso valore e alla fine se ne usano solo 2 o 3. Ecco perché i metal detector analogici li parti e li usi in 10-20 secondi e sono pronti per essere utilizzati per la ricerca. E allora adesso accendo il metal detector, vedete, si spinge l'interruttore, qui c'è il tappo da svitare e mettere dentro la batteria nel suo portapile, e qui c'è la presa audio per la cuffia audio. E adesso cominciamo a fare le varie regolazioni, così ve lo spiego. Questa è la manopola del gain, vedete, al massimo trilla sempre e poi dopo guardiamo anche la relativa regolazione. Perciò la manopola del gain, se uno vuole la massima sensibilità, la tiene al massimo, mentre con la che è l'amplificazione del segnale ricevente che riceve l'apparecchio dagli oggetti nel terreno, e più si tiene alto e meglio sente, rileva gli oggetti piccolini. E qui c'è la regolazione del threshold, della soglia suono, cioè è quella che fa lo zero fra terreno ambiente e rilevazione degli oggetti, che io la posso tenere muta e dà un po' meno di sensibilità, ma se io la tengo in soglia, vedete, l'apparecchio è più sensibile e rileva meglio gli oggetti e anche più a fondo. Io lo tengo praticamente quasi in soglia, quasi muto, così faccio una ricerca silenziosa. E praticamente abbiamo visto che questa si regola in ogni caso, anche durante la ricerca, se c'è da fare qualche regolazione si aggiorna questo valore, mentre la manopola del gain, questa qua, si tiene sempre al massimo per avere la massima sensibilità, e si cala solo se c'è troppo, diciamo, radio disturbo. Esempio, se uno va in terreni super ferosi, super mineralizzati,
che viene il valore, gli viene rimbalzato contro, allora si abbassa il gain, così l'apparecchio lavora meglio. Io lo lascio al massimo, che dopo lo usiamo anche da fare le prove con questi settaggi. Poi cosa abbiamo? Qui abbiamo la doppia discriminazione, che anche a parer mio hanno messo due manopole di discriminazione, col quale la discriminazione doppia o normale si bypassa da una all'altra col selettore qui sotto c'è il selettore, qui sotto qui, e si riesce a bypassare da una discriminazione all'altra per avere due livelli di discriminazione preimpostati. A parer mio, già una sola discriminazione andava bene. Comunque, vedete che ogni tanto regolo il threshold e ci vado dietro in modo da tenerlo quasi stabile, quasi zitto. Altra discriminazione, io la tengo di solito a metà, che tanto ha una ottima sensibilità agli oggetti e anche un'ottima discriminazione. Vedete? Adesso ci passo davanti con questo pezzo tutto arrugginito e grande, guardate, e non suona. Ha un'ottima discriminazione. Poi dopo vedrete anche che con i test che farò, guardate, vedete, ci passo davanti e sta zitto, discrimina molto bene. Mentre se ci passo anche solo con un anellino piccolissimo, tipo questo, d'argento, fa un suono perfetto. Proseguiamo con la spiegazione. Delle manopole. E cosa abbiamo? Abbiamo con la seconda discriminazione, abbiamo la prima discriminazione, come già detto prima, io le lascerei tutte e due circa metà, così non c'è neanche bisogno di spistolare col selettore di sotto per passare da una discriminazione all'altra. Ebbene, proseguiamo, e qui c'è l'iron volume. Io gli apparecchi cerco anche di spiegarveli, se fossero anche un po' più complicati, nella maniera più semplice per utilizzarli al meglio, evitando tante regolazioni che magari servono e non servono. Poi qui abbiamo la manopola dell'iron volume, e questa cosa fa? Quando c'è un oggetto ferroso che lo identifica come ferroso, tipo se è ferro, acciaio, ghisa, se la tengo a zero, l'iron volume lo suona praticamente quasi nullo, e io consiglio di tenerla a zero, quasi a zero, oppure al massimo la tengo vicino allo zero, che sento solo un piccolo suonettino nel caso di rilevazione di ferro, acciaio, ghisa, eccetera. Ovvio che se il ferro è arrugginito, che la ruggine si espande nel terreno, lo strumento, l'apparecchio, sente meglio questi tipi di oggetto. Anche se il ferro è una lega, ferro cadmiato, zincato, cromato, eccetera, viene rilevato meglio. Come dico anche negli altri video, dal suono tondo, l'oggetto è buono, magari di buono metallo, oro, bronzo, rame, argento, piombo. Se invece il suono è un po' smorzato, magari è proprio trattasi non di ferro puro o acciaio ghisa, che sarebbe discriminato, ma di ferro con leghe, ferro cromato, zincato, cromato, ramato, che viene rilevato ma con un suono un po' più smorzato. Dopo scegliete voi se scavare. Ecco, abbiamo già visto anche la regolazione, come va regolata questa manopola. Vedete, alla fine, uno, quando regolate le manopole, le lascia sempre così, per quasi tutti i tipi di terreni vanno bene, che non c'è più bisogno di metterci le mani. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo la manopola del volume,
generale che io vi consiglio di tenere al massimo. Così udite meglio i segnali, specialmente quei piccoli spifferi, che se tenete il volume a metà, i piccoli spifferi vengono tralasciati, lui li rileva, ma non li udite da altoparlante perché avete lasciato il volume basso, pertanto vi consiglio di tenere il volume alto, da sentire meglio anche i piccoli spifferi. E poi infine, qui c'è la manopola del bilanciamento del terreno, che se uno non è tanto usivo, tanto praticizzato col bilanciamento del terreno, la lasci circa a metà e diciamo che se la sgalagna bene nella maggior parte dei terreni. E poi dopo, in un prossimo video, vedremo anche la pratica del bilanciamento del terreno. Bene, vedete, e poi sotto ci sono i selettori che servono per bypassare da un tipo di ricerca di discriminazione all'altra discriminazione, che praticamente anche se uno non li usa e lascia impostato come ho regolato io, se la sgavagna in tutti i terreni. Vedete, adesso ci passo con la moneta da 2 euro europea e tira da bestia, dopo vedrete anche quanto tira. Ci passo col ferro arrugginito e lo discrimina perfettamente. Ci passo con l'anellino piccolissimo d'argento e tira anche questo la bestia. Vedete, con due regolazioni la metà delle manopole uno le ha già regolate, alla fine con due manopole al massimo uno ha l'apparecchio funzionante e in 10-20 secondi lo accende ed è già in ricerca. Bene, se volete chiedere qualcosa me lo chiedete, e sapete già che al sito metaldetector24.com trovate i migliori metal detector, prezzo, qualità, assistenza ottima. Guardatelo, ci sono i video che ho già fatto anche tempo fa, e se volete chiedere qualcosa me lo chiedete. E ricordatevi, questo bellissimo metal detector Diptech Vista X, equipaggiato già con la sua bobina grande di alta potenza, e dopo vediamo anche le prestazioni tecniche al banco, 330 euro prezzo speciale, solo esclusivamente per 10 unità, 10 pezzi, 10 metal detector Vista X equipaggiati con questa bellissima bobina, solo 10, ancora la promozione di agosto, perché sono arrivato lunghi quei video anche se siamo in settembre. Ditelo a tutti i vostri amici che con Stefanone fai sempre un affarone. 330 euro Vista X con bobina professionale grande. Ciao.